Buongiorno mondo, oggi ci siamo già svegliati carichi come non mai, grazie ai nostri apparati Victron ci ricarichiamo di energia senza problemi. Banda alle ciance, andiamo a aiutare questi signori che si sono trovati un po' nei problemi nel viaggio e andiamo a risolvere dei problemi e delle rotture che ci sono stati durante l'uso di questo impianto a litio e andiamo a potenziare il tutto. Venite con noi. Intanto vi faccio fare il giro mattutino. Christian che dovrebbe studiare, ancora in pigiama. No, stiamo studiando, ci siamo presi 5 minuti di pausa Ah, ok. perché è dura, eh. Bernice 8 anni e un giorno, perché ieri era il suo compleanno. Oh, amore, ciao! Cosa ti dicono? Timonelli. Pennuto? Saluta. Vabbè. Vi porto a conoscere i signori e vediamo il lavoro che c'è da fare. Vi presento i signori. Claudio. Roberta. Loro sono full timer da Giugno dell'anno scorso. quasi un anno, dai, siamo a Sì. febbraio, ci siamo quasi. Come ci avete conosciuto? A casa su quattro ruote? Su YouTube, giusto? Sì, su YouTube. Grazie ai social. Grazie ai social. Sì. Loro si trovavano qua in Spagna, hanno avuto un problemino tecnico e ora andiamo a energizzarli, a ricaricarli un pochettino. Mettiamo due DC-DC da 30 A l'uno per caricare dall'alternatore. Loro hanno già due batterie da 100 A l'una a litio. Aggiungiamo due pannelli solari, un regolatore solare e valutiamo di ripristinare la linea che c'era già dall'originale per migliorarla ancora di più. Esatto. Giusto? Perfetto. Vamos a travacar. Allora, ci siamo già messi all'opera, abbiamo saltato un passaggio, ma ve lo spieghiamo in due parole. Abbiamo tolto il vecchio DC-DC che aveva per il momento smesso di funzionare. E siamo passati ai due DC-DC della Victron e abbiamo tolto il caricabatterie originale della 220. Questo era già fuori uso perché già era stato installato quello della Victron. Abbiamo posizionato qua i due DC-DC. Ora qui metteremo quello dei pannelli solari che vi ho fatto vedere prima. Qua abbiamo il fusibile in uscita che va all'NDS, come si chiama questo? Non è il manager, l'Energy Meter, che è quello che gestisce il tutto. Questo è l'altro fusibile in uscita. I cavi passano tutto qua sotto, qui per questione di spazi, vabbè, poi qui è coperto, metteremo i due fusibili che dalla batteria motore vanno verso il DC-DC, quindi mettiamo un altro fusibile qua che vanno all'entrata del DC-DC. Continuiamo, sistemiamo tutto e andiamo avanti. Andiamo a mangiare che Jessica ci ha chiamato, vediamo cosa ci ha preparato. Stavo mettendo dentro Pippo perché sennò non ci fa mangiare. Monello, Perché Monello. cosa ci ha preparato la chefa? Ieri abbiamo fatto un sugo con la salsiccia. Ho finito la pa di fare. Ho fatto un piatto di pasta con il sugo con la salsiccia. Mi sembra un po' pochina. Robby, dimmi un po' nei commenti secondo te se può bastare questa pasta. Siamo a Secondo me, dieta. tu sei a dieta, io sto lavorando, io devo mangiare. Vabbè, vediamo se basta. Pranzetto fatto. Dolcino mangiato, bananina mangiata, ora un bel caffettino e poi si rinizia perché c'è tanto lavoro da fare, bisogna andare avanti, il tempo è brutto, vediamo se oggi attacchiamo quei pannelli, solo che c'è un vento che porta via, non so come farò. Ti porta via te e i pannelli. Vabbè, iniziamo a finire giù di sotto a fare quello che c'è da fare, poi se calma un po' metto i pannelli, se no lo facciamo domani e via. Proseguono i lavori. Abbiamo tolto il sedile lato guida. Siamo andati a collegarci alla piastra originale dove arrivano già dei bei cavi dell'alternatore, dove partiamo con i cavi dei DC-DC. Vanno sotto. Qua ora colleghiamo il fusibile e poi vanno là sotto dove ci sono i DC-DC a bomba. Guardate che bello, tutto pulito in ordine. Peccato che ci ha fatto togliere il sedile, la batteria che non si lavorava comodi, ma 5 minuti in più di lavoro e si lavora più in ordine e più pulito. Stiamo guardando quanto ricaricano i DC-DC e stanno funzionando, stanno dando 60 A, 63 A e mezzo stanno entrando dal motore che abbiamo acceso. Abbiamo dovuto prima scaricare un po' le batterie perché erano piene, quindi non DC-DC diceva sono pieno, non carico. E ora stanno funzionando, quindi number one, primo passo fatto. Ora andiamo sul solare. A dopo. Ragazzuoli, siamo tornati in casa su quattro ruote. Ci ho dato una botta, non vi ho fatto vedere niente perché ragazzi c'è un freddo, un vento che non avrei potuto registrare niente perché non si sarebbe sentito niente. Domani, se si calma il vento, vi faccio vedere il lavoro che ho fatto.
sono riuscito a fissare i pannelli sul tetto, ho portato giù il cavo, abbiamo provato i DC-DC, come avete visto. Domani finiamo quello che riguarda l'impianto solare, nel senso, l'ho fissato sul tetto, ho tirato giù i cavi, domani bisogna finire tutto il collegamento dei solari, e poi valutare che io cambierei anche il regolatore di quelli di dietro, farei un collegamento fatto un po' meglio, che renderebbero molto di più. Ora bisogna valutare se dove c'è tutta la centrale nucleare riusciamo a incastrarci un regolatore in più o meno. Sta tutto agli spazi. Jessica ci ha preparato cena. Vuoi vedere cosa ho preparato per cena? Salute i follower! È arrabbiato, sei stato tutto il giorno via. Ora è arrabbiato. Ho fatto gli asparagi, li ho fatti prima saltare con un po' di aglio e prezzemolo. E poi dopo ci ho messo le uova e sopra un po' di mozzarella. Arrabbiato. Quindi ci vediamo a cena. Ci vediamo dopo. Ok, sarà poco, praticamente. Ci siamo mangiati gli asparagi con le uova, che avete visto. Ora ci mangiamo un po' di peperoni, un formaggio burgo, come si chiama in italiano questo? È tipo il primo sale. Poi c'è un po' di salame, una mozzarella con due cracker. Pippo che ci guarda. Perché vuole mangiare anche lui queste cose buone che non può. Monnello. Buon appetito a tutti. Perché ti stai comportando proprio male. È inutile che chiami papi. Sì, quindi ti stai comportando male. Da maleducato. Andiamo. Succa. Sì, bravo. Sì, bravo. Continua pure con le parolacce. Bravo. Papi. È andato via papà. Ancora. È inutile che chiami papi. Papi non ti difende. Sì. No, papi non ti difende se ti comporti male, signorino, non si. Sì. Ehi, sì. Sì cosa? Che continui a fare maleducato? Sì. Sì, bravo, va bene, continua pure così a fare maleducato, bravo, complimenti. Sì, 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 bravo, bravo, complimenti. Sì. Succa, a chi succa? Sì, maleducato, basta. Basta, eh. Questo è il dopo cena, ragazzi. Casa su quattro ruote. Dialoghi Pippo Jessica. Non parlo più. È arrivata l'ora della buonanotte. Lo staff vi saluta. Jessica vabbè fuori con Bernice. Christian è qua che cazzeggia al telefono. Pippo che dice a sta banana perché vuole essere coperto per andare a fare la nanna. Sono cotto. Domani rimanete collegati perché domani vedrete il lavoro che abbiamo che andremo a completare dei signori. Bel lavoretto. Tanto è rientrata Bernice con Jessica. Buonanotte a tutti e a domani. Ciao. Buongiorno a tutto il mondo. Siamo già svegli. Io mi sono già fatto un caffettino, una mezza colazione, ho portato Bernice, ho fatto da mangiare a Bernice, gli ho dato. Faccio salutare. L'abbiamo già fatto uscire, ma ha fatto già il monnello. Saluta, monnello. Cristiano abbia fatto ora la tendina e da qua dietro ora non esce più. C'è la sua stanzetta direttamente proprio lì, il sarcofago. Mortadellina. Qua, buongiorno. Lì c'è... la signorina Jessica. Ci svegliamo? Cosa facciamo? Mentre qua tutti stanno ancora a letto, io vado già a finire di lavorare, perché almeno... completiamo l'opera. Allora ragazzuoli, siamo giunti al termine dei lavori interni, ora poi vi faccio vedere anche il tetto, oggi che c'è un bel sole e si è calmato il vento, posso farvi vedere tutto bene. Vi spiego cosa abbiamo fatto. Abbiamo installato due DC-DC da 30A l'uno, in maniera che ricarichiamo 60A dall'alternatore. Questo qui, che è un 100/20, l'abbiamo installato per i pannelli nuovi che abbiamo installato da 120 watt l'uno, anche loro messi in serie. Quello lì è un 100/30 che abbiamo ricollegato anche i vecchi pannelli, che erano uno da 160 e un 140. Abbiamo fatto anche lì un collegamento in serie per ottimizzare la ricarica. Abbiamo i fusibili delle due linee dei pannelli solari,
tutto sotto fusibile, non c'è niente che manca. In questo momento abbiamo acceso il motore per fare la prova. Stanno entrando 76 ampere, 77, 78, che sono 60 dai due DC-DC e la rimanenza quasi 20 ampere dai pannelli solari. Ora la batteria è piena, quindi anche il regolatore è andato in assorbimento. Stanno un po' calando le prestazioni perché la batteria è piena, quindi non è il caso di rendere al massimo. Vi faccio vedere, sono i due pannellini nuovi che abbiamo messo. Stanno erogando 130 watt e 3 ampere, ma ne sviluppano 9 in ricarica. Invece i due pannelli, quelli grossi, che già erano esistenti, stanno erogando 140 watt e entrano 10 ampere da loro. Se ora noi spegniamo il motore, lui sicuramente si stabilizza di più. Ora abbiamo spento il motore e ora stanno entrando solo dai pannelli solari 21 ampere e 2. 21 ampere 3 e i due pannelli grossi che erano già esistenti stanno erogando 178 watt e ricaricano 12 ampere 7 solo loro. Siamo contenti dei risultati? Verissimo, alla grande. Angelo di nome di fatto. Avete energia da vendere ora. Esatto. Ora sistemiamo qua dentro che non dobbiamo più fare niente. È ora della pappa perché sono già le 2. Strano che non mi ha ancora chiamato Jessica. E niente, ci vediamo dopo per finire il tetto e farvi vedere i pannelli. Abbiamo mangiato al volo un polletto, le patate che l'abbiamo preso dal nostro amico, il classico, già lo sapete, quindi ormai è inutile che lo facciamo vedere. Abbiamo fatto di fretta perché devo andare a finire il lavoro ai signori. Già che è bello, c'è il sole, che devo incollare sopra il passacavo e via dicendo. Così ne approfittiamo per la bella giornata, finire il lavoro, darci una botta. E poi mi aspettano altri signori italiani che hanno un problema con la truma, vediamo se si riesce a risolvere. La giornata continua, ora caffettino e si va avanti, non si molla mai. Siamo arrivati nei piani alti, ora vi faccio vedere l'ultima parte di conclusione, cosa abbiamo sul tetto. Partendo dal posteriore c'è un Black Solar 165, 140, 120 e 120. Abbiamo utilizzato tutto il possibile. Ricordate che stiamo parlando di un 5 metri e 99. Siamo riusciti a mettere 540 watt, abbiamo installato in questo camper, cioè sono tanti su un 6 metri, riuscire a incastrare tutta questa roba, siamo stati molto bravi. Quindi abbiamo rifatto tutti i cablaggi, lì c'è il collegamento di quelli che ho fatto io, che li ho messi assieme, questi qua passano di lì, e là davanti c'è la scatoletta invece dei due, questi qua, da 120 l'uno che vanno giù. Ottimo lavoro, ottima resa ragazzi. Ora scendiamo e mettiamo a posto tutti gli attrezzi. Buongiorno! Allora, stiamo andando a prendere una canalina per finire di nascondere i fili dei pannelli solari dei signori. Nel mentre sono andato in un bus, non mi ricordo come si dice, che non funzionava la truma nel boiler, nella stufa. Abbiamo sistemato anche quello. Dopo ben 7 mesi che erano senza acqua calda? Sì, gli avevano detto che era la scheda bruciata, però alla fine gli ha fatto cambiare la scheda a 700 euro, continuava a non andare, ma non gli ha risolto il problema. Alla fine era un filo, due fili staccati. Vabbè. Poi c'ho gente che mi commenta che io devo stare attento agli impianti che faccio, che vado in galera. In galera dovrebbero andare quelli che si fanno pagare 700 euro senza risolvere il problema, secondo me. Però, vabbè. Aperta e chiusa parentesi, non siamo qua per criticare, protestare né niente. E ora ritiro due pacchi per me e canalina. Ah, poi gli ho messo a posto che gli si era bruciato il fusibile del frigo, che non andava più il PS elettrico, gli ho sistemato anche quello, che era il fusibile semplicemente da sostituire. Prendiamo i pacchi, prendiamo la canalina, ci facciamo una bella doccia calda e stasera ci pensiamo. La giornata è finita ragazzi, i signori sono rimasti super contenti del lavoro, io sono super contento. Stiamo guardando Passadina la Cossina, è un programma di cucine tipo quello di Canavacciuolo che aiuta i ristoranti che sono un po' in deficit e li rinomina tutti, li rifà. Pippo! Jessica ha finito di lavorare un video, ora sta preparando cena. Cosa prepari di buono? Per voi mi faccio i tortellini, panna e pancetta. E per me mi faccio le patate di oggi, perché non posso mangiare la pasta la sera, perché già sono un cinghiale. Se continuo a mangiare pasta la sera non dimagrirò mai neanche di un netto. Quindi ho eliminato la pasta la sera. In teoria anche le patate alla sera non andrebbero tanto bene. E o mi mangio solo il pollo. Mio amore, cosa c'è? Vedo. O se no mi faccio due verdure. Mi inventerò qualcosa. Bene. Cristian ora sta rientrando, mangia, stasera esce un'oretta con i suoi amici, che è sabato sera. A cena ragazzuoli, a dopo.
Ragazzuoli, io mi sono fatto la doccia, barba, capelli, gli altri hanno mangiato, ora mangio da solo. Io sto mangiando il pezzo di formaggio che qui qualcuno non mi lascia mangiare. Ruffiano che non sei altro. E io mi mangio i tortellini, panna e pancetta. Buon appetito. Stasera la buonanotte ve la diamo già dal letto. Siamo già qua, dopo già un po' di... Vedi che sta già dormendo. Stiamo guardando, cazzeggiando un po' con i telefoni. E tra qualche secondo però l'occhio si chiude. Quindi buonanotte a tutti, al prossimo episodio. Ciao.